Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi questo video è per mettervi al corrente dell'arrivo sul mercato di un piccolo drone 249 grammi che è arrivato adesso disponibile su Banggood. Vi lascio qua sotto il link in descrizione col coupon sconto. Ed il drone di cui vi sto parlando è il K911 Max, un piccolo drone da 249 grammi, quindi che si può pilotare tranquillamente senza nessun patentino, che ha delle caratteristiche dichiarate pazzesche e anche il prezzo di vendita è pazzesco. Perché ci tengo a sottolineare pazzesco? Perché ragazzi, dichiarato dall'azienda, parliamo di una videocamera in 8K, anche se poi analizzando la scheda tecnica l'8K è per quanto riguarda le foto, i video comunque in 4K, abbiamo 20 minuti di autonomia delle batterie, ma soprattutto abbiamo i sensori anticollisione. Sì, il primo drone low cost, e parliamo di un drone low cost da 79 euro nella sua versione base, cioè quella senza sensore anticollisione, ma aggiungendo circa 15 euro abbiamo la possibilità di acquistare la versione con il sensore anticollisione, che è un sensore anticollisione come questo, per intenderci, quello che era montato sull'SG906 Max, un sensore anticollisione che ruota, anche se sull'SG906 Max aveva la rotazione che si bloccava ad un angolo circa di 140 gradi, quindi non ruotava a 360, mentre su questo piccolo drone lo fanno ruotare a 360. Lui infatti anche in questa versione era in grado di ruotare dal punto di vista meccanico a 360 gradi, ma era bloccato dal punto di vista software solo a fare un movimento a 140 gradi, quindi ruotava più o meno così, mentre in questo piccolo drone ruota a 360 gradi. E ragazzi, è incredibile che si sia arrivato a montare un sensore anticollisione su dei droni davvero davvero economici, soprattutto perché un sensore anticollisione come questo funzionava anche bene, cioè non era un sensore anticollisione diciamo che non funzionava, secondo me funzionava più che dignitosamente. Chi aveva visto le recensioni di questo drone lo sa che comunque il suo dovere lo faceva in maniera più che dignitosa. Poi le altre caratteristiche di questo drone sono l'avere il GPS e il GLONASS, quindi avere questo comparto di sicurezza di volo che gli permette di avere un RTH in caso di disconnessione dallo smartphone, dal controller, o nel caso in cui le batterie vadano in allarme, cioè sotto una determinata percentuale di carica. E poi questo piccolo drone ha una distanza dichiarata per quanto riguarda il ritorno video di 600 metri, anche se poi non sarà sicuramente così, saranno intorno ai 400, e una distanza dichiarata del controller verso il drone di circa 1200 metri, che poi saranno 800-900 metri. Ma purtroppo una cosa che salta subito all'occhio è che purtroppo non ha una stabilizzazione con un gimbal meccanico, quindi la stabilizzazione è solo elettronica. Per quanto riguarda il movimento della videocamera, può solo muoversi a livello di angolazione, quindi su e giù, ma non è stabilizzata dal punto di vista meccanico, né su un asse, né su due assi, né su tre assi, cioè solo elettronica, quindi questo sicuramente non gli darà un granché di stabilizzazione per quanto riguarda i video, a meno che abbiano tirato fuori una stabilizzazione elettronica incredibile, ma non credo visto il prezzo. Però è sicuramente affascinante vedere fino a che punto le aziende cinesi di marchi veramente economici stiano comunque impegnandosi nel tirare fuori prodotti con caratteristiche interessanti. E interessanti non sto parlando del comparto video o stabilizzazione video in questo caso, ma dell'aver aggiunto ad un drone da 249 grammi la possibilità di avere un sensore anticollisione. In tutte e due le versioni, cioè sia nella versione con sensore anticollisione che nella versione senza sensore anticollisione, si ha la possibilità di acquistarlo con una batteria, due batterie, tre batterie. Come ho detto, le batterie hanno la durata di circa 20 minuti dichiarati. Il drone comunque ha i motori brushless e dato dalla potenza di questi motori incredibili montati su questo drone, il drone viene dichiarato con una resistenza al vento di livello 7. Di livello 7, cioè pazzesco. Livello 7, ragazzi, per intenderci, per chi non ci capisce niente sui livelli del vento, è la resistenza al vento di un Autel Evo Lite. Un Autel Evo Lite che pesa 800 grammi con caratteristiche incredibili, che costa circa 1200-1300 euro, ha una resistenza al vento di livello 7. Il Mavic 3, per intenderci, per fare un paragone con un drone che conosciamo ormai tutti, per quanto se ne è parlato, ha una resistenza al vento dichiarata da DJI di livello 6. Quindi capite che questo piccolo drone resiste al vento più di un Mavic 3. È tanta tanta roba, e tutto questo spendendo non la metà
meno della metà, meno ancora della metà, ma della metà, 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 del Mavic 3. E anche la telecamera, dal punto di vista estetico, come avete visto dalle immagini, ha la forma della videocamera del Mavic 3. Quindi un drone incredibile, perché con poco più di 70 euro portiamo via un drone pazzesco, e se ci aggiungiamo circa 15 euro portiamo via una versione ancora più incredibile, quella con il sensore anticollisione. Quindi ragazzi, se questo mio video vi è piaciuto ed è stato interessante, questo prodotto secondo voi sarà interessante? Secondo me sì, per quanto riguarda il prezzo e l'utilizzo che se ne potrà fare di questo drone, sicuramente sarà un drone incredibile. Se tutto questo vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, location di dove vado a volare, prodotti che arriveranno qua sul canale in anteprima, arriveranno sempre prima su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerto, dove posto tantissimi coupon sconto anche di questo piccolo drone e di tantissimi altri prodotti della tecnologia, prodotti che si trovano in sconto o coupon per rendere i prodotti con un prezzo più basso di quello venduto normalmente. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.